Buonasera. Buonasera e benvenuti a questo viaggio. Un viaggio che Iveco ha fatto partendo dall'aggettivo obbligatorio per arrivare all'aggettivo utile. Un viaggio che presenta oggi a voi l'elite, la crema dell'autotrasporto lombardo, attraverso le parole del suo general manager, Federico Gaiazzi. Buonasera, signore e signori, buonasera da parte mia. Benvenuti all'Iveco Tech Lab. Volevo innanzitutto ringraziare Giuseppe Guzzardi, che non ha bisogno di presentazioni, direttore di Via Trasporti. Per noi questo è un momento importante, un momento di comunicazione. Perché Tech Lab? Tech Lab ha nel suo termine tecnologia e laboratorio. Vogliamo trasmettere le informazioni sul nostro prodotto, su questa nuova norma Euro 6 che è un po' misteriosa. Abbiamo sentito a livello di mercato un'esigenza di comunicazione, abbiamo quindi organizzato questa serie di incontri. Questa è la seconda edizione, la prima l'abbiamo organizzata a Torino, ci muoveremo la seconda qui, ci muoveremo in giro per l'Italia e vogliamo trasmettere informazioni di prodotto, vogliamo parlare con le persone tecniche competenti delle caratteristiche di questo nostro nuovo prodotto, lo Stralis Highway Euro 6. Vogliamo anche trasmettervi informazioni che riguardano la parte commerciale e anche la parte normativa, perché chiaramente l'Euro 6 è una norma che entrerà in vigore l'anno prossimo e collegata con questo passaggio normativo importante ci sono anche degli aspetti, diciamo, economici, che sono appunto gli incentivi che, come ben sapete, sono stati pubblicati ieri proprio sulla Gazzetta Ufficiale, quindi stanno diventando una realtà. Ma Federico, come mai avete scelto di fare questo tour, questa carovana, per incontrare direttamente gli autotrasportatori? Ma vogliamo rispondere a quella che crediamo sia un'esigenza di informazione. Vogliamo assieme ai concessionari incontrare i nostri clienti, vogliamo trasparentemente informare su quelle che sono le caratteristiche di prodotto, ascoltare le eventuali perplessità, le eventuali domande che possono nascere riguardo sia alla norma sia alle nuove caratteristiche del nostro prodotto. Abbiamo infatti organizzato poi dei laboratori chiamati laboratori tecnici, vale a dire delle isole che sono il motore, la parte telematica, dove si possono approfondire queste tematiche, e rimaniamo tutta la serata a disposizione per chiaramente domande e approfondimenti su questo tema. Quindi possiamo anticipare che resterai con noi fino alla fine per, certo, seguire i nostri lavori. Questo era scontato. C'è da dire, tu sicuramente sarai d'accordo, che l'Euro 6 cade in un momento del mercato veramente particolarmente difficile, cosa che probabilmente non era prevista dai legislatori europei. Grande crisi economica, necessità di rinnovamento del parco, necessità di acquistare veicoli potenzialmente onerosi. Che cosa ha fatto Iveco per venire incontro, per fare questo percorso appunto da obbligatorio a utile? Lo chiediamo a uno dei personaggi di questa sera, l'ingegner Franco Zorzetto, Product Manager Mercato Italia, Iveco. Benvenuto ingegnere. Grazie. Ecco, grazie. Allora la domanda non è da poco, mi pare. No, innanzitutto buonasera e benvenuti a tutti anche da parte mia. L'Euro 6, la normativa, è vero, entra in vigore inizio dell'anno prossimo, ma ormai è una realtà, gli incentivi ci sono, quindi per noi è una realtà. E ancora una volta la normativa ha posto limiti di emissione molto stringenti. Questo, un paio di numeri solo per spiegare questo. Rispetto a quella che era una ventina di anni fa la normativa, ci vogliono 50 veicoli Euro 6 per emettere, per inquinare nella stessa maniera di un veicolo Euro 0. Rispetto all'Euro 5 la norma è molto più stringente, abbiamo una riduzione nell'NOx dell'80%, nel particolato del 50%. Quindi la sfida tecnologica e tecnica che è stata posta alla nostra ingegneria, ai nostri centri di sviluppo, ancora una volta, come a quelle di tutti i costruttori peraltro, ancora una volta è stata una sfida difficile, però è nelle sfide difficili che si trovano anche le opportunità, quindi
Questo abbiamo voluto cogliere, gli investimenti sono stati ingenti per cercare non solo di rispettare le missioni, ma di riuscire a ridurre quello che è il costo totale di gestione di un veicolo, che è il vero parametro che un'azienda come Iveco, ma anche di trasporti e di logistica come voi siete, è l'unico parametro che veramente va a guardare alla fine. Ma infatti, ingegnere, è molto meglio essere partner nel rinnovamento, nella conservazione dell'ambiente e di quello che sarà il futuro dei nostri figli. Però bisogna anche fare i conti, credo, con la tasca, e quindi quello che noi ci chiediamo è cosa ha fatto Iveco per cogliere questa opportunità e ridurre i costi di gestione. Beh, il costo di gestione è stato il criterio, la riduzione del costo di gestione è stato il criterio fondamentale dello sviluppo di questo veicolo. Quindi per poter incidere in maniera significativa su questo costo di gestione, chiaramente abbiamo dovuto analizzare e valutare tutti i singoli fattori che lo compongono, capire quali sono quelli più significativi. Quindi il prezzo, ad esempio, sì, è un fattore importante, il prezzo d'acquisto, ma non è forse così importante come si pensa subito. Psicologicamente sì, perché al primo momento è quello che uno vede, però vediamo che ci sono anche altri fattori da tenere assolutamente in considerazione. Se pensiamo al possesso per 4 anni di un veicolo che fa una mission di circa 150.000 km all'anno, il costo di gestione si traduce in circa 600.000 euro in totale. L'autista è un parametro fondamentale, sicuramente il salario dell'autista incide per più del 30%, ma incide tantissimo anche il costo del gasolio. Qui vedete scritto 36%, ma dipende dalla mission, in altri casi supera addirittura il 40%, quindi è un fattore assolutamente fondamentale il consumo di combustibile. Meno lo è l'urea lo è meno dell'1%, siamo intorno allo 0,7-0,9%, dipende dal tipo di simulazione. Mi riservo ulteriori domande al riguardo, ma mi sembra che all'aumento di un consumo di urea possa corrispondere a una diminuzione del consumo di gasolio, o sbaglio? Sì, sì, ed è quello che è sostanzialmente la nostra scelta per l'Euro 6 ci ha portato ad avere, cioè una equivalenza nei consumi tra Euro 6 e Euro 5, un leggero aumento di urea ma con una diminuzione nel consumo di gasolio. Ingegnere, come dicevamo all'inizio, questa è una platea composta da veri specialisti riguardo alla composizione del costo di gestione, quindi probabilmente loro ne sanno quanto. Meno male che non possono fare domande. non lo escluderei. Almeno non adesso, dopo sarà più facile rispondere. Però ecco, entriamo nello specifico e vediamo la parte proprio tecnica. Come si fa a intervenire sui costi di gestione? Qual è il meccanismo tecnologico che consente di agire, di intervenire sui costi di gestione dal punto di vista di un ingegnere? Beh, visto che l'obiettivo era sfidante e volevamo impattare in maniera significativa, abbiamo dovuto agire un po' su tutte le diverse componenti del veicolo e non solo, anche sul fattore umano, vedremo. Quindi la nuova cabina, la parte interna per rendere l'ambiente sempre più confortevole per chi deve performare all'interno della cabina, l'aerodinamica della nuova Highway che ci permette una riduzione del CX e quindi di consumo, i nuovi motori Euro 6, il sistema di postazionamento dei gas di scarico che Iveco FPT ed Iveco hanno scelto di avere su questi veicoli, la telematica per la gestione delle flotte, perché ormai è un fattore assolutamente imprescindibile di una buona gestione di un veicolo, e anche un'innovazione di Iveco che direi assoluta, che ci pone a livello dei migliori sicuramente, se non di più, su un aspetto che ormai dobbiamo considerare tutti, che è quello della valutazione dello stile di guida dell'autista. Ecco, su questo torneremo, e torneremo anche sul discorso dei gas di scarico, che so che a lei preme particolarmente. Ma tornando al consumo, ecco, traduciamo tutto questo. Adesso abbiamo visto quali sono i costi di gestione, abbiamo visto su cosa si interviene dal punto di vista tecnologico, e quindi qual è il risultato concreto nel nuovo Stradale Segway 6? Beh, il risultato è un risultato chiaramente non solo di un'attività di quest'ultimo anno, ma è un'evoluzione che è partita già alcuni anni fa. Che il consumo fosse importante chiaramente è noto da tempo. Già nel 2011 avevamo lanciato una versione specifica
un modello dedicato a una missione di lunga percorrenza per ridurre il consumo, che era l'Ecostralis. Con l'Ecostralis eravamo riusciti a ottenere un 7% di riduzione nei consumi. Le conferme e i feedback che abbiamo avuto dai trasportatori da voi ci hanno convinto a mettere questi contenuti standard sulla nuova gamma UAE, in maniera da estendere i vantaggi a tutta la gamma e non solamente una versione. Abbiamo fatto di più perché abbiamo apportato un'ulteriore riduzione dei consumi del 3%, quindi un totale di 10% di riduzione che abbiamo mantenuto invariato anche con l'Euro 6, grazie al discorso che avevamo accennato prima delle scelte sui motori e sul sistema di trattamento dei gas di scarico. Quindi da un modello IVA 2007 a un highway Euro 6 abbiamo un 10% di riduzione dei consumi. Mi unisco al pensiero sotteso di molti tra i nostri spettatori. 10% è una vera enormità, ingegnere, è una cifra veramente altissima. Come si ottiene? Un bel numero, suona bene. È uno dei numeri magici che incontreremo stasera. Come si fa a ottenere una cifra così importante? No, è giusto soffermarci un attimo, sennò sembra una dichiarazione un po' vuota, invece è giusto vedere un attimo i contenuti per contestualizzarlo un attimo. Abbiamo detto 7% dell'Ecostralis, tra l'altro questo è un valore che non dichiariamo noi, ma ci siamo fatti certificare da un ente indipendente e autorevole come il TÜV Sud tedesco. E sostanzialmente questo era stato ottenuto intervenendo su meccanica, elettronica, gestione software, mappature motori. A questo intervento abbiamo aggiunto con la nuova cabina una riduzione dell'impatto dell'aerodinamica, quindi un 1% di riduzione consumi grazie all'aerodinamica. In più abbiamo ancora un 2% dato dalla valutazione dello stile di guida dell'autista. Questo, a dire il vero, è un valore conservativo. Potenziale che c'è sotto il piede dell'autista è molto di più del 2%, però essendo un fattore umano, non un pezzo meccanico, non volevamo neanche dichiarare chiaramente valori superiori. Questo sicuramente lo apprezziamo, però comunque è un valore soggettivo, non oggettivo. Possiamo entrare più nello specifico e capire che cos'è la valutazione di stile di guida dell'autista, se esistono dei parametri? Sì, assolutamente. Sostanzialmente è un istruttore a bordo. Ma perché abbiamo messo un istruttore a bordo? Gratis, è compreso nel prezzo. Scusi? È compreso nel prezzo l'istruttore a bordo. L'istruttore a bordo ha il suo costo, come tutti gli istruttori, però si ripaga in un tempo brevissimo. Si credo nel giro di 3-4 mesi uno si è già ripagato e poi si porta a casa tutto il resto del beneficio. Abbiamo visto nei corsi che noi facciamo di guida economica a Torino, quando vengono dei flottisti, i loro autisti da noi, dal mattino alla sera c'è un miglioramento che varia dal 5 al 12 fino al 15% di risparmio di consumo combustibile. Questo grazie ai consigli che danno i nostri demo driver, sia nella parte teorica che nella parte pratica. Quindi da lì è nata la tentazione di mettere vicino l'autista un istruttore. Chiaramente non potevamo mettere un demo driver seduto a fianco all'autista, e allora gli abbiamo messo questo strumento che valuta, monitora quello che fa l'autista, gli dà dei suggerimenti in tempo reale su come migliorare il suo stile di guida, alla fine della missione gli dà un voto finale e una pagellina. Sono belli, accattivanti i grafici, però sono anche semplici da fare, quindi non facciamoci sviare, non è il grafico, le stelline che si vedono il valore aggiunto di questo strumento. Il valore aggiunto è che dopo 3 anni di prove su più di 300 missioni veicolari su veicoli strumentati, sostanzialmente il voto che viene dato all'autista è un voto che ha due caratteristiche fondamentali. La prima e che è slegato dalla mission, quindi dalla difficoltà delle condizioni in cui l'autista guida. Vi faccio un esempio: se prendiamo due autisti, uno lo mettiamo in montagna controvento, in sovraccarico, ne prendiamo un altro, lo mettiamo in autostrada, senza traffico, col veicolo vuoto, è chiaro che il secondo consumerà di meno, questo è indubbio, il consumo assoluto sarà minore. Il voto che prende l'autista non è detto. Dipende da come ha guidato.
nelle condizioni in cui era, se ha fatto il massimo che poteva oppure no. Quindi il consumo è un valore assoluto, la valutazione è un valore relativo. È relativo e ci dice veramente se quell'autista è stato bravo o se può migliorare. E tra l'altro la seconda cosa che è fondamentale è che il voto che viene dato in una scala da 1 a 10 è direttamente collegato all'impatto che ha sul consumo. Infatti se un autista migliora di un punto il suo voto, andando ad esempio da 6 a 7 o da 7 a 8, l'impatto sul consumo arriva fino al 5% di consumo risparmiato, che vuol dire, se non sbaglio, 3.000 euro all'anno. Quindi uno se lo ripaga in fretta lo strumento. Sì, ma anche se si prende il demo driver, poi al demo driver deve anche andare a mangiare e da dormire, no? Sì, il demo driver non era una soluzione per COVID. Non è una soluzione. Fare le prove. Però il problema, ingegnere, è che, come lei sa, ogni camionista è il più bravo camionista sulla terra, cioè tutti sono convinti di essere bravissimi, che non hanno nulla da imparare, che ormai il loro modo di guida, il loro stile di guida è quello migliore in assoluto. Come si fa a capire se l'autista segue o meno le indicazioni dello strumento? Come si può gestire anche in maniera non pruriginosa questo dispositivo? Beh, questo perché lo può seguire direttamente il flottista dal suo ufficio dietro il suo PC, grazie alla telematica. Noi con questo veicolo abbiamo fatto una partnership con Qualcomm, con cui forniamo i servizi di gestione telematica, e tramite l'IVE Connect, che è questo schermo 7 pollici touchscreen che è al centro della nuova plancia, si può accedere a tutta una serie di servizi. Quindi il veicolo ha la possibilità di connettersi con questa porta all'autista a servizi più, se vogliamo, leggeri, come possono essere, non so, la telefonia, il telefono Bluetooth, o servizi molto più importanti per chi guida un veicolo, come la navigazione per camion. Si possono infatti impostare le dimensioni e i pesi del veicolo e quindi le strade indicate saranno adeguate, oppure l'assistenza non stop 24 ore. Se capita di fermarsi, tramite questo servizio si può contattare direttamente il nostro centro dedicato ed essere assistiti a bordo strada. A servizi quali quelli della valutazione del stile di guida dell'autista, ma anche la telematica, quindi quello che l'autista vede sul veicolo può essere spedito in ufficio al flottista, se il flottista fa sottoscrive un canone mensile con Qualcomm. Ingegnere, non si rilassi perché l'interrogatorio non è finito. Okay. Però lei ha parlato di telematica e allora con grande piacere invito al suo fianco l'ingegner Maurizio Salvetti, Key Account Manager VDO. Franco. Buonasera a tutti anche da parte mia. Benvenuto ingegnere. Allora, grazie. Telematica, parola magica che tutto vuol dire, dietro questo si ci può mettere tutto. Qua, entriamo un po' nello specifico. Iveco e Qualcomm. Perché questa intesa? Perché Iveco aveva... E ci dica anche cos'è Qualcomm, così sì, certo, parliamo qualcosa. Chiaro. Perché Iveco aveva necessità di un partner affidabile nel tempo, un partner tecnologicamente avanzato per realizzare un sistema telematico avanzato, cioè un sistema telematico per i prossimi 10 anni. Quindi la scelta è caduta su Qualcomm perché Qualcomm è il leader di questo mercato. Si può dire che Qualcomm già da 20 anni lavora su questi temi. Partnership di Qualcomm con Iveco ha effettivamente dato la luce Iveco Connect. Iveco Connect è un sistema telematico che oggi possiamo dire che sia il punto di riferimento del mercato, perché Drivestyle Evaluation, che prima citava Franco Zorzetto, è sicuramente un'eccellenza. La possibilità oggi di avere una grossa integrazione tra il veicolo, i dati importanti del veicolo, tra cui anche quelli del tachigrafo, ed ecco per cui anche una collaborazione di partnership con VDO, che è leader del tachigrafo, hanno permesso appunto di realizzare Iveco Connect. Questo è il motivo. Ah, lei ha parlato di collaborazione, qual è il valore aggiunto di questa collaborazione? Perché è lecito affermare che Iveco e Qualcomm offrono qualcosa in più, hanno maturato un valore in più?
Sì, il motivo è da ricercare sul fatto che la telematica che Iveco ha voluto dare, diciamo, per i propri mezzi è una telematica che va oltre a quella che normalmente si conosce, che è quella più comunemente utilizzata, che è la localizzazione, ma mettendo l'accento su dei fattori che direi sono poi quelli che danno i risultati anche tangibili in termini di riduzione dei costi di esercizio. Questi punti, questi fattori possiamo riassumerli sostanzialmente in quattro, diciamo, macro punti, in quattro macro funzionalità. La prima è quella della gestione in tempo reale delle ore di guida, dei tempi di guida dell'autista. Oggi insieme al carburante le ore di guida dell'autista sono i due beni preziosi, due beni che, diciamo, vanno gestiti oculatamente. Bene, avere sempre sotto controllo, e penso che sappiate bene di cosa sto parlando, sapere quante ore può ancora guidare il mio autista o e poterlo, diciamo, ancora potergli far fare ancora un viaggio, piuttosto che sapere quando dovrò fare il prossimo riposo settimanale senza dover interrompere una spedizione. Questi sono sicuramente dei valori aggiunti che contano. Se a questo aggiungete il fatto che la normativa è sempre molto stringente ed essere avvertiti per tempo che uno dei miei autisti sta per diciamo, a incorrere una sanzione, poter arrivare un attimo prima, vuol dire diciamo, intanto rispettare la legge e poi anche diciamo, essere un po' salvi da quelle che sono le possibili sanzioni. Questo è un grosso macro argomento, diciamo, che viene gestito e viene, diciamo, svolto in modo molto egregio, diciamo, dal sistema IveConnect. Il secondo, sempre relativo al tachigrafo, ci sgrava dal problema, dall'onere, diciamo, dallo scarico dei dati dal tachigrafo da remoto ogni 90 giorni. Lo facciamo in modo automatico, lo facciamo in modo sicuro, quindi guadagniamo tempo e quindi questo si riflette in un risparmio del costo di gestione della mia flotta. L'altro grosso argomento, dicevo prima, il carburante sappiamo tutti che cosa vuol dire per un autotrasporto, poterlo gestire in modo puntuale, sapere effettivamente quanto ho consumato il mio mezzo, poter avere delle cifre reali, vere, quindi quanto è stato bruciato dal mio veicolo e poterlo confrontare con quanto è stato speso, diciamo, quanto è stato acquistato, quindi un controllo di gestione molto più accurato. L'ultimo punto, appunto, dicevo prima, non perché non sia importante, ma perché è, diciamo, ovvio che in un sistema di telematico di bordo di una flotta ci sia, è la localizzazione, però con qualche sfumatura e qualche funzionalità più avanzata. Pensate solo ad avere la possibilità di essere avvertiti, diciamo, automaticamente quando il mio veicolo sta per arrivare in un punto di carico o di scarico, dove magari deve fare un interscambio, uno sgancio, un aggancio di un semirimorchio, piuttosto di avere, diciamo, la tranquillità che il mezzo è arrivato per tempo. Ecco, questi, diciamo, che sono i fattori fondamentali che fanno della telematica di Iveco, IveConnect, un punto di riferimento, appunto, come dicevo prima. Io la ringrazio per la sua sintesi, ma sono perfettamente consapevole che le potenzialità di questo strumento sono tantissime, specifiche, e la platea, che sicuramente le capisce molto meglio di me, potrà nella sua isola dedicata farle le domande specifiche del caso e sfilare tutte le potenzialità del sistema. Certamente, molto volentieri. Quindi per adesso la ringrazio. Adesso, a beneficio di tutti, un contributo filmato.
filmato emoziona tantissimo, e non soltanto perché vedo l'emblema del Truck of the Year che la mia rivista Via Trasporti si onora di rappresentare per l'Italia. Mi emoziona perché c'è la sintesi di questo lavoro, del lavoro del camionista e dell'autotrasportatore, cioè il viaggio. Parola che ho usato all'inizio di questa per introdurre questo convegno. Viaggio vuol dire nostalgia. Nostalgia vuol dire casa. Casa per un camionista vuol dire cabina. La cabina è cambiata. Come? Sì, giusto ritornarci, prima forse ci siamo passati un po' veloci, non abbiamo sottolineato adeguatamente i vari contenuti della nuova cabina. È stato un intervento sicuramente significativo. Vedete al centro della plancia l'IVE Connect, questo schermo touchscreen, chiaramente quella era la sua posizione, deve essere la porta per i servizi, quindi doveva essere al centro e facilmente raggiungibile dall'autista. Ma non è stata solo questo, è stata ergonomia, posizionamento di tutti i tasti, è stato rivisto in funzione dell'importanza, della frequenza, della funzionalità che abilita il tasto stesso, i materiali, lo studio dei componenti è stato sviluppato secondo quella che chiamiamo una metodologia della qualità, anche percepita, non solo vera ma anche percepita, che deve essere evidente, quindi che è una metodologia che deriva dal mondo automobilistico e ha trovato appieno il suo sviluppo in questo veicolo pesante. Anche criteri forse diciamo che possono essere anche un po' più estremi, ma questo per spiegarvi quanto l'abbiamo guardato nel dettaglio, come una regola che si usa un po' in architettura, che è una regola del 3, dove sostanzialmente per rendere un ambiente confortevole e armonico non dovrebbero esserci più di 3 colori, 3 toni, 3 sfumature all'interno di un ambiente. Quindi si è guardato veramente tutto, si è guardato alla vita che l'autista conduce dentro la cabina nei diversi momenti, nel momento in cui guida, quindi il lavoro, e nel momento, e per questo abbiamo introdotto un nuovo sedile high comfort, ma anche al momento in cui non guida, quindi o usa la cabina come un ufficio o la usa per rilassarsi, quindi abbiamo un lettino con le doghe, come quelli di casa, visto che ha parlato di casa, quindi per farlo sentire alla fine del viaggio come se fosse veramente tornato a casa, e altre caratteristiche come un maxi frigo fino a 50 litri di capienza, così si può portare dietro anche il frigorifero sostanzialmente. Beh, grazie, grazie per la sua dotta spiegazione e complimenti per quello che avete fatto, perché anche il discorso sulla qualità percepita è molto importante in relazione all'introduzione di nuovi materiali, certo, per la costituzione della cabina stessa. E per quello che riguarda la tecnologia, se lei è d'accordo, toccherei un argomento un po' delicato, no? Una delle chiavi di volta di questo incontro, perché in molti, anche tra di noi giornalisti, ci si chiede come mai Iveco abbia scelto per il suo futuro ambientale e tecnologico la strada LSCR, unico costruttore a non adottare tecnologie ibride o che comunque contemplano l'uso e il riuso dei gas di scarico. Può risponderci su questo? Sì, certamente. Scelta definita a volte coraggiosa, ma vista dal nostro punto di vista fino a un certo punto, nel senso che chiaramente ci siamo basati su una tecnologia per noi ormai consolidata, quella del solo SCR. FPT ha già prodotto più di 350.000 motori in questa tecnologia, quindi partivamo da una buona base. Brevemente solo due parole per spiegarvi qual è stata la scelta, non mi dilungo. Motori diesel Euro 6 da soli non riescono a raggiungere le normative. È necessario un sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Sono due le soluzioni che ci sono. Uno è l'SCR, quindi con l'urea. L'altra è ricircolare i gas di scarico, che vuol dire prenderli e ributtarli dentro il motore. Gli altri hanno scelto tutti una combinazione di queste due tecnologie, quindi SCR più EGR. Noi siamo riusciti e siamo convinti di aver fatto la scelta giusta per i vantaggi che pensiamo di portarci a casa, di avere solo SCR.
fondamentalmente per due motivi. Il primo, perché questo ottimizza la combustione. Abbiamo un'efficienza superiore al 95%, una tecnologia combinata SCR più EGR permette di raggiungere l'80%, 85%, non di più di sicuro. In più, la semplicità costruttiva. Non ci servono componenti aggiuntivi intorno al motore per raffreddare i gas di scarico, non ci servono capacità di raffreddamento maggiorate del 30% per il fatto che nel motore ci ributto delle sostanze che lì non devono stare. Mi scusi se vorrei ritornare un attimo su questa parola. Lei già più volte ha usato la parola semplicità, ma è un valore, è un... perché parla sempre di semplicità? È una cosa così importante? Sì. Non sempre, però in questo caso sì, mettiamola così, quello che non c'è non pesa, non consuma e non si rompe, quindi non ci sono dubbi. Grazie. Potrebbe rispondermi a questa domanda, cioè perché un cliente dovrebbe comprare un veicolo con queste caratteristiche soltanto SCR e non SCR? Beh, perché la scelta di un solo sistema di post-trattamento si traduce in semplicità e quindi affidabilità e durata nel tempo. La combustione ottimizzata ci dà efficienza, ma ci dà anche una minore emissione di particolato. Questo vuol dire che non necessitiamo di una rigenerazione attiva del filtro antiparticolato, cioè non dobbiamo andare a iniettare ogni tanto del gasolio solo per pulire il filtro invece che per far andare avanti il veicolo. E tutto questo si traduce in semplicità costruttiva, nel fatto che nel motore ci vanno solo il gasolio e l'aria che servono per la combustione, e questo nel miglior consumo possibile che si può ottenere, che rimane invariato per noi tra l'Euro 6 rispetto a quello che abbiamo già oggi in Euro 5. Scusate. Prego, le faccio una domanda che potrebbe farle un concessionario o un venditore, ma insomma, è un motore nuovo o no? Sì, sono due i motori nuovi, non è uno solo, sono due, però tutti i motori, tutta la gamma Cursor, non solo diciamo sono dei motori nuovi, ma anche nei componenti costitutivi sono dovuti cambiare di tanto. L'investimento per fare l'Euro 6 siamo nell'ordine di 180 milioni di euro. Perché abbiamo dovuto cambiarli tanto? Perché abbiamo voluto ottimizzare la combustione per avere la massima efficienza e la minore consumo di combustibile. Ottimizzare la combustione vuol dire ottimizzare i due elementi che fanno la combustione, gasolio da una parte e aria dall'altra. Quindi ottimizzazione di gestione del gasolio vuol dire siamo passati dall'iniettore pompa al common rail, non c'è più un azionamento meccanico di quella che è l'iniezione nel motore, ma è elettronico, gestito dalla centralina elettronica che decide con il common rail quale pressione di iniezione utilizzare, quando utilizzarla, quanto iniettare, quindi iniettiamo quello che ci serve quando ci serve. Questo con anche pressioni maggiori rispetto a prima, siamo 2200 bar rispetto ai 1600 di prima, ci permette una polverizzazione molto maggiore del gasolio e quindi è più facile che venga a contatto con l'aria e ci siano meno parti non combuste. L'altra cosa è la gestione dell'aria, anche l'aria deve essere gestita, sono due i fattori della combustione. Per ottimizzare e gestire anche questa nel modo appropriato abbiamo introdotto le turbine a gestione totalmente elettronica, quindi la centralina motore gestisce da un lato il common rail e dall'altro, quindi il gasolio, e dall'altro le turbine. Non c'è più l'attuazione meccanica che sposta il piattello per variare la sezione delle turbine, c'è un'attuazione elettronica che varia l'angolo di inclinazione delle palette. Il calettamento, no? L'angolo di calettatura. Che è gestito elettronicamente a questo punto. Questo è gestito elettronicamente, quindi dalla stessa centralina, che quindi sa quello che gli serve in quel momento. In più abbiamo aggiunto anche una valvola farfalla per aumentare la potenza frenante del motore, che è 30% in più mediamente, su alcuni motori un po' di più, altri di meno, ma mediamente siamo sul 30% in più rispetto a prima, e ci permette anche in alcune condizioni particolari, in partenza veicolo freddo, di rispettare le normative. Grazie, a questo punto io faccio arrabbiare il regista perché mi alzo, mi sposto e prego di mostrare la prossima slide che ci mostra... Ci mostra quali sono i due motori nuovi. La panoplia, è un termine che è in uso, i due motori nuovi. Ecco, ingegnere,
guardiamolo in attimino. Sì, abbiamo detto che i motori sono cambiati, il nuovo line-up motori sarà Cursor 9, Cursor 11 e Cursor 13, quindi Cursor 8 e Cursor 10 sono stati sostituiti dal Cursor 9 e dal Cursor 11, ma abbiamo anche, dobbiamo sottolinearlo, due potenze nuove che sono sicuramente importanti, perché sono state un po' il cuore anche dello sviluppo fatto, che sono il Cursor 9 a 400 cavalli e il Cursor 11 a 480 cavalli. Questo perché? Perché in questa maniera riusciamo ad offrire, a seconda delle condizioni di utilizzo, della mission del cliente, soluzioni ottimizzate, da un lato per la riduzione dei consumi, quindi Cursor 11 a 460 o 480 cavalli per mission di lunghe percorrenze, dall'altro soluzione ottimizzata dal lato dei pesi, perché un Cursor 9 a 400 cavalli sicuramente ci apre scenari interessanti e ci permette di mantenere soluzioni che oggi offriamo su super light, quindi veicoli leggeri per trasporto tipo carburante, dove siamo veramente tra i migliori come pesi che offriamo. E questo è una, per, tra un motore e l'altro, differenza di peso è notevole. E permane il Cursor 13. E permane il Cursor 13, come c'era oggi. Dopo tutto quello che abbiamo detto, a questo punto possiamo, in estrema sintesi, l'acquirente di questo veicolo cosa si porta a casa? Beh, abbiamo detto che il principio ispiratore è stato cercare di ridurre al massimo il costo di gestione del veicolo, quindi sfruttare l'investimento necessario per le missioni per dare un vantaggio al cliente. La riduzione, prima di dirla, anche se l'avete già scritta, sottolineo il frutto di tutti gli interventi in tutte queste aree, quindi cabina, motore, sistema di postattamento dei gas di scarico, la telematica, la valutazione degli stili di guida dell'autista. La riduzione è di un 6% su un highway Euro 6, il che si traduce in 9.000 euro all'anno. Ingegnere, grazie per la sua semplicità di espressione, mi lascio usare questo termine visto che è caro a entrambi. A questo punto abbiamo avuto una infarinatura dal punto di vista tecnico-tecnologico, abbiamo seguito un percorso che l'Iveco ha fatto, adesso cerchiamo di vedere le cose da un altro punto di vista, quello commerciale. Vorrei occupare la terza sedia di questo nostro podio, invitare Giuseppe Pesce, responsabile vendite del mercato Italia. Benvenuto. Buonasera a tutti, grazie anche a parte mia. Dottor Pesce, una domanda a bruciapelo, giusto così per misurare la temperatura della sala. Perché comprarlo oggi e spendere tanti soldi in più? Ma, la prima cosa è sicuramente che questo ha vinto un premio, è il cambio dell'anno, quindi è il motivo per cui è il cambio dell'anno fondamentalmente. È scritta nella definizione che voi giornalisti avete praticamente dato, ci avete dato quando ci avete dato anche il premio. Ed è poi la sintesi che quello che Franco Sorsetto ci ha fatto vedere fino adesso. Quindi tecnologia, comfort, semplicità costruttiva, cercare ovviamente di trovare quello che è il massimo risparmio. Euro 6 è la tecnologia del futuro e quindi significa anche un valore residuo del veicolo superiore quando lo andrete a rivendere. Tutto questo ovviamente con un discorso anche di incentivi quando si parla di incentivi nel passaggio in alcuni paesi vicini all'Italia, penso alla Germania, penso all'Austria, chi fa queste tratte sa perfettamente come questi paesi, questi governi sono attenti all'ecologia per tutta una serie di motivi e su quanto sono ovviamente severi nel passaggio di quelle che sono le motorizzazioni non più aggiornate e di quanto siano invece favorevoli all'utilizzo degli ultimi veicoli trovati, in questo momento è sicuramente l'Euro 6. Bene, proprio oggi questo evento corrisponde con, fortunatamente devo dire, con la delibera relativa agli incentivi, che cosa strana in Italia, a questo punto dovrebbero essere chiari e condivisibili. Può darci possiamo mettere dei paletti su questo argomento? Sì. Allora, c'è un incentivo governativo, ma che fa l'apposta, proprio oggi è uscita la Gazzetta Ufficiale, quindi sono validi da ieri, però la Gazzetta è stata pubblicata oggi.
alla fine c'è un fondo, quindi c'è un monte denaro che vale 24 milioni di euro, che è spendibile fino alla fine dell'anno, cioè nel senso che si può comprare un veicolo Euro 6, si può avere un contributo che va fino a 7.700 euro, da 7.000 a 7.700 euro, 7.700 euro per le piccole e medie aziende. C'è la possibilità di richiederlo, ovviamente siccome è un fondo lo si richiede direttamente a chi compra il veicolo, richiede e lo immatricola, richiede il contributo al governo, e ovviamente essendo un fondo, è un fondo a un fine, a una fine, e quindi di conseguenza è vero che 24 milioni sono tanti, è anche vero che questi 24 milioni sono dedicati anche ad altre cose, ai trailer, alla tecnologia e quant'altro. Però quello che ci sentiamo di dire è che bisogna ovviamente affrettarsi nell'acquistare questa, chi vuole comprare un Euro 6 e vuole usufruire di questo fondo deve affrettarsi ad acquistarlo, perché poi c'è il rischio che si esaurisca. E si è già nelle condizioni di poter spiegare bene al cliente finale come operare per ottenere questi incentivi e non perderli, voglio dire, e c'è già la possibilità di avere questi elementi? Allora, la rete di vendita di veicoli è informata, anche oggi, una volta avuta l'ufficialità, abbiamo provveduto con la nostra circolare a informare tutti i 250 venditori che abbiamo in Italia che vi servono quotidianamente. L'incentivo, noi ovviamente ci limitiamo a commentare quello che ci ha scritto il governo. Cioè non ci sono grandi cose da fare, cioè, nel senso che i veicoli ordinabili, noi abbiamo ovviamente tutta la gamma disponibile, abbiamo in questo momento due offerte, ovviamente l'Euro 5 e l'Euro 6, e i primi veicoli arriveranno in concessionaria già a fine di questo mese, l'Euro 6. A proposito di questo, il nuovo Stradalis Euro 6 è già una realtà, no? Sì, assolutamente sì. Cioè già... È già disponibile. È già ordinabile, è già disponibile. Come dicevo, le prime macchine arriveranno proprio a fine del mese, poi ovviamente questi sono i primi veicoli prodotti. Poi già dal mese di luglio, non dico che abbiamo una produzione completa e una disponibilità completa in termini di volumi di Euro 6, però la quantità disponibile in concessionaria è rilevante. Domanda legittima, se mi consente. Gli Euro 5? Gli Euro 5 sono disponibili, cioè nel senso che noi pensiamo di rimanere la possibilità di lasciare la concessione di poter vendere Euro 5 fino a dopo l'estate. Questo è un po' l'idea, poi vediamo un po' come va il mercato. Anche perché poi finiscono, come dicevo prima, la tecnologia del futuro è l'Euro 6. L'ingegnere Zorzetto ha spiegato e lei ha sintetizzato quali sono i motivi per cui scegliere questo veicolo, ma probabilmente non sono gli unici, ci sono delle altre motivazioni e parte di queste risiedono in questa sala in questo momento. Assolutamente sì, prima ho dato un flash, 250 venditori, noi abbiamo 40 concessionari in Italia, come vedete abbiamo oltre 500 punti di assistenza e quindi 250 venditori dedicati alla vendita del pesante, che quotidianamente sono a vostra disposizione per esaudire tutte quelle che sono le vostre richieste. Oltre ovviamente a questo che sono i nostri concessionari, quindi i nostri partners, abbiamo una struttura diretta che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo implementato. Noi abbiamo circa 10 persone coordinate da una persona, e alcune di queste persone sono in questa sala, che affiancano il lavoro quotidiano del concessionario e affiancano quelle che sono le vostre esigenze di trasporto per trovare quella che è la soluzione migliore. Ci rendiamo conto che questo è un momento difficile, come abbiamo detto in apertura, e quindi la necessità da parte di un costruttore in questo caso italiano, nazionale, di stare vicino a quelle che sono le aziende italiane per soddisfare, come dicevo prima, le esigenze del trasporto. Quindi va sottolineato il fatto che oltre alla rete estremamente capillare di dealer Iveco ci sono queste 10 risorse in più che avete formato, skillato per essere in grado di rispondere a tutte le questioni relative a questo nuovo veicolo. Grazie dottor Pesce. E sono persone che stanno sul territorio, quindi ce n'è una a Milano, ce n'è una a Bologna, sono distribuite, non so. Ecco, le vediamo nella diapositiva. La ringrazio molto. Grazie. Beh, a questo punto la nostra chiacchierata è finita, per cui mi permetto di invitare ancora una volta Federico Gaiazzi per una parola di chiusura su questo viaggio che abbiamo fatto partendo da un obbligo, un'imposizione, una necessità
per arrivare a un valore aggiunto, a un valore positivo, a un valore di crescita, a un valore di guadagno. No, esatto, stavo pensando come poter riassumere in maniera estremamente sintetica tutti i concetti espressi oggi, che sono vari. Secondo me la parola corretta è efficienza, cioè per Iveco Euro 6 vuol dire efficienza, vuol dire fornire un veicolo che minimizzi i costi di esercizio. Come si fa a minimizzare i costi di esercizio? Lo si fa attraverso il prodotto, lo si fa attraverso anche la rete assistenziale, che ha una capillarità pazzesca in Italia. Se si sommano i punti di assistenza con i punti vendita si arriva a 650 poli d'eccellenza in Italia, quindi minimizzare i costi operativi, i costi di utilizzo del veicolo nell'intera vita del veicolo, vuol dire fornire a voi trasportatori un fattore importantissimo di competitività. Quindi riteniamo che questa per noi sia la scelta corretta da farsi in occasione di questo passaggio normativo. Siamo convinti che questa scelta strategica sia quella che assicurerà un futuro roseo a voi e a tutti noi. Quindi io, grazie. Prima di passare al rinfresco, volevo cogliere l'occasione di ringraziare VDO, VDO per il supporto, e ZF per il supporto tecnico che ci hanno permesso di organizzare questo evento. Grazie Federico. Ecco, diciamo più ampiamente che sia VDO che ZF dispongono di isole informative alle vostre spalle, dove potete vedere i loro mezzi all'opera e fare tutte le domande che volete, ovviamente prima della parte ludica che ci attende a fine serata. Io non posso che ringraziare questa platea attentissima, colta e informata, sperando che le cose di cui abbiamo parlato siano state per voi utili per il proseguimento del vostro lavoro in questo periodo difficile. Vi lascio ancora una volta con un momento piacevole, cioè con un filmato. Grazie a tutti e buonasera. Grazie.